è samo croce come obiettivo della tecnica del tipo d'ora. Siccome avete analizzato così bene il nostro opponente, possiamo dire che siamo favoriti in questa partita, e sarebbe ottimo vincere entrambe le partite per il nostro coefficiente che è molto basso in Europa. Ma la verità è che le partite facili non esistono nel mondo del calcio oggi. Tutti pensano che Teosville è una squadra che gioca in contrattacco, non è una squadra che va alla ricerca, vuole giocare. Dipende come uno la vuole vedere. È normale che abbiamo dei vantaggi, sicuramente, giocare con una temperatura come loro avranno dei vantaggi quando giocheranno a casa loro. Campo sintetico, 20 gradi in meno, noi abbiamo 30.000 persone con 20 gradi di differenza. E penso che la differenza la fa la fame, la fa la mentalità, la voglia di stare là, di combattere, di non sottovalutare l'avversario, di rispettare l'avversario, perché partite facili non ce ne sono. Perché più passa il tempo, dopo, per giocare a calcio non è che accendi un deruttore, spegni la luce e l'accendi la luce, bisogna stare connettati. Però ripeto, la squadra l'ho vista bene, la squadra, grazie anche a Club, sia nello spogliatoio che nel ginnasio, ci sono 5 televisori e sono da 5 giorni che vanno le immagini della squadra opponente. Per questo è che parlo di mentalità, di grande club. Stiamo facendo, i ragazzi stanno comportando a grande club. Il problema è che in questo momento bisogna ricompattare tutto ed avere tutto a disposizione. Abbiamo cominciato 36 giorni fa e devo dire che sono molto contento sull'organizzazione di quello che stiamo facendo. Non siamo amatori. L'Educ non è una squadra di amatori, i miei giocatori non sono amatori. Ed è per questo che noi dobbiamo rispettare l'avversario, solo gli amatori possono non rispettare gli avversari. Io ce l'ho parlato nel posto e ieri stanno lì l'anno nelle utakmice, u kojoj koji mislite da će oni igrati samo na kontranapad, onda se varate, to je jedna jako spremna momčad, ali imamo mi trenutno svoje prednosti ovdje, to su naravno 20 stupnjeva više u zraku i puna tribina, ali opet doćemo na njihov teren gdje će biti 20 stupnjeva manje i jedan umjetni teren, ali ono što čini razliku između momčadi danas u nogometu je da pobjeđuje na momčad koja ima glad, koja ima volju i koja ima poštovanje prema protivniku. Nogomet nije jedna igra u kojoj ti možeš jednostavno upaliti i ugasiti svjetlo. E sada se igra, e sada se neće igrati, nego treba biti stalno u igri, stalno povezani. Također, još jednom naglašavam taj mentalitet momčadi, mi ga polako gradimo i još jednom iskoristavam priliku da se zahvalim klubu na svim uvjetima koji su omogućeni ovdje, koji su trenutno na maksimum. Imamo 5 televizija raspoređenih po svlačionici i dušu i stalno se vrte i fotografije i video zapisi naših protivnika, tako da igrači u svakom trenutku slobodno mogu biti mentalitetom i glavom već u toj utakmici. Mi se moramo ponašati kako i doći jednom velikom klubu kao što je Hajduk, mi nismo amateri, a samo amaterski momčadi mogu podcijeniti protivnika. Hajduk nikad neće biti amaterski klub jer mi smo veliki klub. Sljedeće pitanje, što mogu izvodiš? Pitanje za trenera, u kojoj ulozi planirate koristiti Pukštasa u pripremnom dijelu, odnosno u pripremnom razdoblju, da ste ga koristili kao poučenu špicu, odnosno u paru sa Markom Milajevom u napadu, jer ga planirate i dalje koristiti u toj ulozi nešto drugo, ako ćete nešto mijenjati u taktici? Hvala. Kerola, vi ste prepovani Pukštas, na reparacioni sempre ha messo dietro Marko Milajevom. Normale che Puskas giocare sotto punta in questo momento ci dà dei vantaggi, ma sappiamo che è un centrocampista, col Fenerbahçe gli ultimi 25 minuti ha giocato a centrocampo, sappiamo che è più una mezzala per il numero 10, però stiamo andando alla ricerca di fare anche qualcosa di diverso, a Napoli piace venire a legare il gioco, certe volte non è fisso, è un falso 9 e ci servono giocatori con gamba che vanno a attaccare la profondità, ci piace sempre, avete visto in questa amichevoli, che sistematicamente abbiamo sempre 3-4 uomini, vogliamo 3-4 uomini in aria, vogliamo sviluppare, vogliamo giocare veramente gamba avversario per attaccare anche la profondità, non ci piace palleggiare tanto per palleggiare. E penso che Pukas in questo momento, Puki ci dà queste caratteristiche qua, ma lo so benissimo che è una mezzala. Però in questo momento non è un problema di ruolo, è un problema che bisogna fare le cose bene. Trener, bili ste na Visu, vidjeli ste promociju velike knjige Ratni Hajduk, jeste svjesni koliko je Hajduk veliki svjetski klub i koji ima veliku povijest?
siete stati sul libro di Vis, avete visto il nostro nuovo libro, Rati Hajduk, Hajduk durante la guerra, educato consapevole come Hajduk è grande squadra in Europa. Ma non c'è bisogno di andare nell'isola e leggere il libro per sapere che Hajduk è seguito in tutto il mondo, è una squadra importante. Sapevo già, sono venuto qua per questo. Per la fame dei tifosi, per Nikola Kalinic, perché senza Nikola Kalinic qui non sarei venuto qua, ma sapevo dove sarei venuto. Qua si vive di calcio, qua ogni metro c'è una scritta di Hajduk, di bambini, di padre in figlio, c'è una malattia per questa squadra qua. E a me mi piace questo, è per questo che mi sto divertendo. Io mi trovo a mio agio, mi sento a mio agio, vengo qua la mattina contento, sto molto divertendo ed è normale che mi arrabbi quando vi parlo di quello che manca, perché manca poco, però è normale che una squadra gloriosa, una squadra importante non può pensare di continuare così. Un passaggio fondamentale quello che ho detto, spero che il comune, il sindaco, le persone capiscano che è fondamentale creare una famiglia, una casa, fondamentale, perché se no non ho mai visto una casa che si costruisce senza fondamenti. Una casa senza fondamenti, dopo un mese, due mesi, va giù, sprofonda. Penso che la priorità deve essere questa, perché l'Hajduk ha tanto, perché l'abbiamo visto con i giovani. La cosa che più sorprendente è vedere 2005, 2006, 2007 la qualità che hanno, se li metti in un contesto che funziona, la qualità che hanno. Penso che ci saranno tanti giovani, non l'ho visti tutti, ma sono convinto, perché è la storia della Croazia che dice questo. La Croazia fa la prima partita europea dopo la guerra 93-94 contro l'America, correggetemi se sbaglio, giusto? Sì, sì, l'America è caso di oggi. 93-94, 3 milioni e mezzo di persone, 3 semifinali di Coppa del Mondo e una finale di Coppa del Mondo. Di che stiamo parlando? In 30 anni. Se non c'è talento non puoi raggiungere questi obiettivi qua. Per noi italiani voi siete soprannominati i brasiliani dell'Europa. Basta, ho risposto. Allora ci vuole altre. Che ci vuole? Ci vuole la comodità per poter sviluppare il talento. Comodità. E noi non l'abbiamo questo. Qua non c'è questo. E deve essere la priorità. Perché secondo me ci sono tanti giovani interessanti che sanno giocare a calcio, che hanno voglia di giocare a calcio, è normale, bisogna mettere anche un po' di disciplina, perché senza disciplina il calciatore nel calcio moderno non può. Ma per un'intervista, ma essere in acqua svega, ipak ne strpivi kako će to izgledati i sutra kad prvi put tu budu zbira, ako i Luka izađete pred publiku, jeste li u iščekivanju toga i u iščekivanju toga kako će momčad reagirati na prvu razlizati skutaknju su koja uvijek izađa. Tanto come giocatore, come ma anche dopo questa grande carriera, ancora questa tema per... No, io ci ho formicolio e non dormo la notte, io sono 2-3 notti che non sto dormendo per l'adrenalina, per la bolgia che ci sarà domani e dell'errore e la sento molto la partita, ma io sono fatto così, io mi gasso per niente, gioco con mio figlio a carte, voglio vincere, figurati domani quando comincia la partita, questo fa parte del mio carattere. Però domani non dobbiamo commettere un errore, l'ho detto anche alla squadra. 30.000 bisogna avere, e penso che in questi 36 giorni siamo stati bravi in certi aspetti, non seguire il flusso del pubblico, non dobbiamo seguire il flusso del pericolo, quando andare a pressare, quando non andare a pressare, e i ritmi li farli noi, non dobbiamo seguire lo stadio, i 30.000, bisogna usare la testa, però sono molto carico, sono teso, ma questo fa parte del mio carattere, perché come ho detto già prima, mi sento a mio agio qua, sto facendo le cose, sembra che il club fosse mio, già fa parte del mio carattere, però qua il fatto di vedere ragazzi che sia a me che allo staff ci seguono, le persone che stanno vicino a me mi seguono a 360 gradi, mi fa sentire ancora più responsabilità e mi sento tanta responsabilità addosso, ma una responsabilità positiva. E sono teso, sì, sono teso,
ma con l'attenzione giusta, con l'attenzione bella, perché ho la consapevolezza di aver fatto, i miei ragazzi in questi 36 giorni hanno fatto un grandissimo lavoro, adesso bisogna far parlare il campo e speriamo di far parlare. E il primo giorno ho detto una cosa, che io non posso promettere vittorie di campionati, vittorie di coppa, io non prometto questo, io prometto che la mia squadra suda in campo, dal massimo, rispetta la maglia e questa è la priorità, perché non faccio passare nulla su questo, questo lo prometto. Sicuramente vedete una squadra che darà ogni partita al massimo, al 100%. Questo lo prometto, mi taglio, prendo il mio sangue e firmo con il mio sangue. Questo lo posso firmare, altre cose non posso promettere niente, ma questo lo prometto. Naravno, sam napet tri dane, spavam, ali ja sam takav, to je moj karakter, ja i kad gubim na karte protiv sina, ja se odmah iznerviram. Onda možete zamisliti kako će biti dan uoči utakmice na kojoj će biti 30.000 navijača. Ali ono što je važno, da mi nametnemo svoj ritam, tako da nas publika slijedi, a ne da nama publika nameće ritam. Jer kad mi igramo dobro, kada smo mi dobro potkoženi, onda će publika i navijati onako kako mi igramo. Zato je važno koristiti glavu i ne bojati se greške. Što mi se sviđa o Hajduku, evo već ga sada osjećam kao moj klub. Taj klub je jednostavno moj karakter. Svi u klubu me prate, 360 stupnjeva kad se okrenem, svi me slijede i zato osjećam veliku odgovornost, počevši od mog osoblja pa do svih ostalih djelatnika u klubu, svi idu u istom smjeru i zato je moja odgovornost ovdje velika. Napet sam, ali opet imam tu primisao da je jedna velika utakmica ispred nas, ja nikad neću obećati ni osvajanje prvenstva, ni osvajanje kupa, ni pobjedu u određenoj utakmici, ali ono što mogu obećati, što mogu svojom krvlju potpisati ovdje sad na papiru je da će svaki igrač dati 100% na terenu i da će naše zalaganje biti maksimalno, jer svaki igrač koji igra u Hajduku mora maksimalno poštovati dres i obilježje kluba koji nosi. I stoga evo radim se toj utakmici, napet jesam, ali i jedno čekam. Grazie. Hvala.